E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nono episodio della serie di Marvel Avengers. Nello scorso episodio abbiamo trovato la base della resistenza inumana, il formicaio comandato in qualche modo da Hank Pym, l'ex Ant-Man, purtroppo, sì Ant-Man, l'ex Ant-Man, purtroppo, dato che gli esperimenti dell'AIM l'hanno costretto a non potersi trasformare più. In questo momento Kamala sta cercando di... Non stai dormendo. Vero. Capisco. Informerò il dottor Pym. Potresti non farlo? D'accordo. Buona serata. Ok. In questo momento, dicevo, Kamala sta cercando di scappare dal formicaio per andare nella prigione che abbiamo liberato la scorsa volta per liberare effettivamente i prigionieri, perché come ci ha detto Dante, un inumano che è stato ferito durante la fuga da quella prigione, i prigionieri, tra cui sua madre, stanno per essere spostati. Sì, io volevo mentirti, ma sto andando in quella prigione. Se non fosse per noi, non avrebbero trasferito i prigionieri. Rispetto, da questa parte. Davvero? Tutto qui? Ho un buon presentimento su di te, ma ti servirà questo. Non è sicuro là fuori. Grazie, Tio. Pietra sacra delle Nord della volontà finale. Mamma mia, ma quanti noi. Manufatti. Manufatti sono oggetti speciali dell'equipaggiamento dotati di talenti unici e potenti. Manufatti minori migliorano le caratteristiche a seconda del livello di potenza dell'eroe, mentre manufatti maggiori forniscono un bonus fisso. I manufatti maggiori recuperati possono essere equipaggiati da qualsiasi eroe disponibile. Ok, ottimo. Vediamo un po' questa pietra incredibile finale del nord. Cosa ci fa? Ci aumenta i punti esperienza ottenuti. Perfetto. Manufatti maggiori ne abbiamo uno. Aspetta. Che abbiamo? Ah, questa qua è la pietra sacra della volontà. Letale, e questa qua, ah, questa non è letale, questa qua è quella super letalissima che ci ha dato il tipo. Volendo possiamo anche potenziarla, però non so quanto ci convenga. Gentilissimo tio che ci ha aperto un portale. Allora, come dicevo, appunto, dato il casino che abbiamo fatto nello scorso episodio, l'AIM ha deciso di liberare, di spostare i prigionieri da quella prigione. Qui c'erano dei materiali, aspetta. Quindi stiamo andando esattamente nel posto in cui appunto verranno spostati i prigionieri per cercare di liberarli. Come ho già detto, tra questi c'è la madre di Dante, un inumano che abbiamo incontrato nello scorso episodio e che era abbastanza provato da tutta la situazione. Ci ha fatto capire che comunque il ruolo degli inumani nella società è quello degli emarginati. Kamala sostiene che non sia vero, anche se fino a poco tempo fa lo era lei stessa. Però, boh, effettivamente gli inumani non sono per niente ben visti dalla società. Non morire, non morire, non morire. Ci basti pensare che sono dovuti rinchiudersi in un formicaio per andare avanti. Solo che non so cosa voglia fare Kamala da sola contro tutta la IM praticamente. È questo che vi dicevo alla fine dello scorso episodio, che non mi fa impazzire questo comportamento così infantile di Kamala. Impulsivo, cioè ragiona cazzo, non puoi da sola andare a liberare una prigione intera. Oh, aspetta, in giubbotto che c'è scritto? Invulnerabilità della ponderatezza. Invulnerabilità, probabilità del 7,9% che pare un attacco conferisca un potenziamento invulnerabile. Assolutamente lo mettiamo. Ok, qui si fa sul serio. Manteniamo la calma. Ecco, manca arrivata, già si è fatta ciò qua. Ho come l'impressione che andremo a cacciarci in qualche guaio. E poi dovrà arrivare qualcuno per rimediare o per salvarci, oppure addirittura non arriva nessuno e rimaniamo imprigionati all'AIM. Una grande porta gialla. Sì, ma c'è troppa Accendi vita qua chiunque per... entra. Proprio, guarda, è proprio lì che ti dice entra, dai, entra, non c'è nessuno. C'è troppa... Ci sono troppe cose di vita qua per non esserci nemmeno un nemico. Pronti, se arriva il mondo. Magari se non la picchi la porta. Magari se la apri la... Sei scema cosa? No. Devo aprire questa e sono dentro. Possiamo far finta che non mi abbiate visto? No.
Aia. Ci sono sti cosi col laser che sono veramente fastidiosi, eh. Non gli faccio praticamente niente a sti infami, oh. Ecco, fagli la mossa finale che sennò giusto quella. Ok. Aiuto, chi arriva? Cazzo faccio a tenerli in mano? Ok, così. Cosa io ho fatto? Non finiscono mai! Direi che è proprio il caso di usare la mossa eroica. Vai. Picchiamo prima il robottone gigantone e poi pensiamo al resto. Ah, ce n'è un altro, fantastico. I termini del nostro accordo erano chiari. Noi troviamo la cura, voi controllate i media. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, ma la cura dove sarebbe? Bambini strappati alle loro famiglie, persone scomparse. Io non posseggo risorse illimitate. Il pubblico vuole risposte. Ti sto per dare qualcosa di meglio. Il lancio degli adattoidi si dimostrerà una perfetta distrazione. E dopo? Senza la certezza che questa cura funzioni, in alcuni ambienti cominciano a circolare parole come terrorismo. Funzionerà, senatore. Ripongo la massima fiducia nelle abilità della dottoressa Rappaccini. Quanto di ciò che hai detto era una bugia? L'effetto del gas è ancora solo temporaneo. E senza la mia formula che li mantiene in vita, beh, il gas... Li uccide. Così non va bene. Il gas ci ha dato gli adattoidi. La mia formula ti ha tenuto in vita. E se potessi isolare come si manifesta negli inumani, io so che potrei invertirne gli effetti. Ci attendono altre opportunità. Abbiamo poteri sufficienti per il tuo esercito. Ora riduciamo le perdite. Chiudiamo tutto. Ma che cosa sto facendo? Nemmeno mi piacciono i bambini. Ok, entriamo finalmente nei panni di Vedova Nera, che tra l'altro era abbastanza intuibile che fosse lei la tipa. Io mi butto di sotto. Dicevo, era abbastanza intuibile che fosse lei la tipa che abbiamo visto all'inizio. Più che altro dalla voce l'ho abbastanza riconosciuta. Tutto ciò, Kamala si è fatta catturare, come era abbastanza ovvio che fosse, perché... Come dicevo, cosa può pretendere una ragazzina di andare a combattere un'organizzazione del genere da sola? C'è una fantastica cassa. E il dottor Tarton è arrivato ad un punto tale di dipendenza da quel siero che appunto gli dà Monica, che non so se ci avete fatto caso, ma ha dei tubi che gli iniettano in continuazione il siero. Interazione in mischia. Alcuni oggetti possono essere colpiti solo con attacchi in mischia. Ah, ecco perché nell'episodio scorso allora non funzionavano. Perché gli andava a sparare. Ah.
adattoide. Non li avevo mai visti dal vivo. Ora ragazzi, come vi ho già detto in passato, il dottor Tartan sta somigliando sempre di più ad uno dei cattivi principali dell'universo Marvel. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è secondo voi questo cattivo. E comunque io leggo sempre i commenti che lasciate e spesso vi rispondo perché mi piace cercare di buttarmi dentro. Ah, c'era una cassa, che culo. Mi piace cercare di instaurare un attimo una conversazione, un dibattito riguardo a quello che giochiamo. Spero che non sia la ragazza, Monica. Devo riuscire a entrare. E qui il dottor Tantan sta creando questi adattoidi che non ho ben capito che tipo di robot siano. Velo delle ombre, lancia una granata occultante che rende invisibili i compagni di squadra circostanti. I giocatori invisibili non possono essere tracciati e perdono tutta l'attenzione nemica. Perfetto. Con L1, velo delle ombre. Wow, come sono invisibile. Ok. E dicevo, questi adattoidi non so bene che tipo di robot siano. Probabilmente dal nome mi verrebbe da pensare che magari si adattano al tipo di potere inumano che vanno a combattere. Bel posticino. Ora sappiamo chi c'è davvero a capo di tutto. Anni di operazioni sotto copertura e una ragazzina di Jersey City mi porta nel cuore delle operazioni dell'AIM. Ti porta, nel senso, è stata un po'... si è fatta catturare. Dov'è il pannello? Che volevi fare, ragazzina? Dovevi stare buona. Ovviamente. Ok. Dove sei? Terrigen scuro. Le tue cure non funzionano mai, Monica. Stai provocando i suoi poteri. La sta uccidendo. Non stai neanche più cercando una cura. La formula tiene in vita gli inumani quanto basta per copiarne i poteri. È solo una copertura per i tuoi esperimenti malati. Rubi i loro poteri per creare adattoidi. Devo trovare Kamala. D'accordo. Ok, quindi a quanto pare la dottoressa... qui abbiamo il bite che... oh, bello, il dardo elettrostatico. La dottoressa Monica ha... ah sì, magari devo anche mirare. La dottoressa Monica ha ormai perso le speranze. Io ho finito la cosa. Ha ormai perso le speranze riguardo una cura. Non so se effettivamente non aveva mai iniziato a cercarla veramente, ma adesso sembrerebbe aver perso definitivamente le speranze. Io qua senza il bite elettrico, come diamine lo uccido? Dicevo, sembrerebbe aver perso completamente le speranze riguardo al trovare una cura. E adesso infatti questo Dark Terrigen va a sforzare i poteri degli inumani per cercare di renderli il più facilmente replicabili possibili. Come dovrei schivarlo io quell'attacco? Me lo spieghi? Vieni qua. Vienimi contro. Ok, vai, adesso c'ho il dardo. Però sto fulmine è incredibilmente fastidioso. Vai, picchialo. Ma questo infame c'ha lo scudo. Come lo... non posso nemmeno scavalcarlo. Ah, ma un pochino di danno glielo facevo comunque. Allora boh. Eh no, non vale. Ci ho messo 3/4 d'ora per farne uno. Ok, fortuna. Il bite. Protocolli di decontaminazione. Oh porco. Via, corriamo, sennò qua ci crepiamo col gas. Ah, tra l'altro l'ho capito adesso. Lei è sempre stata infiltrata nell'AIM, il che ha senso effettivamente visto che era vestita da agente dell'AIM. Non ho capito però se sotto un'altra identità o comunque sotto la sua. Quindi effettivamente durante la prima missione che abbiamo fatto con Kamala
Era lei che voleva cercare di aiutarla. Seguite il piano, Dante! Guarda questo. C'ha lo scudino col buco per... mi rende invisibile, va a vedere. Vediamo un po' la finisher. Pugnone galattico. C'ha uno stile di combattimento pazzesco, Black Widow. Devono averne trasferito la maggior parte. Ti prego, fa che Kamala sia qui. Perfetto, altri nemici. Sovrascudo. Alcune unità Yami possono essere protette da danni di sovrascudo. I sovrascudi conferiscono resistenza ai danni, ci avevo immaginato. Consuma i sovrascudi dei nemici per esporre ai danni normali. Molto semplicemente, quindi non devo fare niente di particolare. Oh. Ah, vabbè, ma i colpi una volta finiti basta ricaricarli. Non è che finiscono per sempre. Allora easy, possiamo sparare proprio così. Speravo di incontrarti. Fantastico, questo rattoide sembra molto semplice da sconfiggere, assolutamente, ma pure oppresso. L'infame. Vai, avvicinati là. Wow, hai fatto molto, sì. Via. Schiva. Beh, in realtà non è difficilissimo. Basta schivare i colpi. È abbastanza lento in realtà. Ecco, questo magari non lo schivo. Non t'azzarda a curarti? Si sta curando. Ah, ma posso entrare nella bollina. Guarda, ditelo. Ah, in realtà basta evitare i colpi, schivarli, e questo è abbastanza facile da battere. Easy. Vai, interagiamo col terminale. In tutto ciò Kamala che fine ha fatto? Perché non è con gli altri umani. Questo potrebbe voler dire che Monica sta facendo degli esperimenti particolari su di lei. Presa! Tiny Dancer. Non ha certo lo stesso impatto di Black Widow, non trovi? Se ne hai messo di tempo per capirlo. Pensavo fossi tu la mente di questa operazione. Lo sono. È bello se ti sei pensato. Ah, quindi questa famosa Tiny Dancer è sempre stata Black Widow. Vabbè raga, sono delle pippe, si è detto. Cazzo, devo picchiarlo. No, mi ha recuperato tutta la vita così. Quindi tutto questo piano ha un secondo fine, dobbiamo assolutamente capire qual è. Non è a quanto pare rimpiazzare gli Avenger, perché sembrerebbe aver smentito questa opzione, ma dobbiamo assolutamente capire qual è il secondo fine di Monica, perché altrimenti sta, a quanto pare sta in qualche modo sfruttando il Dottor Tarton per i suoi esperimenti. Poi probabilmente il Dottor Tarton vorrà qualcosa in cambio, quindi... Ufficialmente questi adattoidi servono per contenere gli inumani. Chissà poi in realtà qual è il vero scopo. Ormai ho iniziato a capire ogni robot come va affrontato. Alla fine basta schivare gli attacchi più difficili. Per il resto si risolve tutto abbastanza facilmente. Oh, sovrattenzione. Una modalità d'attacco basata su un bastone elettrificato che infliggerà ingenti danni all'elettricità e aumenta la velocità di movimento. Penso sia la mossa eroica. Esattamente, la mossa eroica suprema. Wow, bastone elettrico, wow. Poi immagino che per il tipo di danno gli droidi, i sovintoidi, là come li chiamino, sono più vulnerabili ai danni dell'elettricità. Magari altri nemici sono poi più vulnerabili ad altri tipi di danni. Via, dobbiamo trovare un terminale per... fermare il gas, sennò qua crepiamo. No!
Monica, bella armatura. Tu mi hai causato abbastanza problemi. E non ho ancora finito. Dov'è la ragazza Monica? Non sarà così facile. Perfetto, dopo Hulk contro Abominio abbiamo Monica versione robottone contro Black Widow. Sì. Perché sto congelando? Quindi a quanto pare, come dicevo, Monica ha uno scopo più grande. Dobbiamo capire qual è. Dice che è per il bene dell'umanità, come al solito. E che qualche vittima, qualche danno collaterale c'è sempre. E in realtà adesso mi sorge un dubbio. Perché Monica... È un piacere poterti finalmente dare una lezione. Mi leggi nel pensiero. Monica ha detto di non essersi dimenticata delle idee quando si parlava di vittime. Ora, mi verrebbe da pensare, ma Monica lo sa che il vero responsabile delle idee è in realtà il Dottor Tarton? Monica, hai molte cose da spiegare. Dimmi dove hai portato gli inumani. Ti piacerebbe saperlo. Ah, dannazione. Non te la caverai facilmente. Ho un ospite speciale con me. Legatela. Lei viene con noi. Abbiamo passaggio? Finalmente. Ehi, tu, hai visto una ragazzina, capelli castani, alta così? Sì, nelle celle. Non ha voluto venire con noi. Ok, ora va. Kamala! Black Widow! Che cosa ci fai qui? Forza, andiamo via. Torno a casa. Nel Jersey. Chi prende in giro non sono... un'eroina. Ho un intero Quinjet che non sarebbe d'accordo. Non riuscivo a controllarmi. Io continuavo a svenire e... ho fallito. Ehi. Gli errori capitano. Onestamente, il Jersey non è riuscito benissimo. Tiny Dancer. Ascoltami, tu sei già un'eroina. L'unica che non ne è ancora convinta sei tu. Forza, adesso andiamocene. Stai bene? Mi spiace. Ho fallito. No. Va bene. Perché non vai dentro? Tiny Dancer. È bello rivederti. Allora, che ne dici di quell'audace salvataggio al momento perfetto? Sei in cerca di complimenti, Tony? Raggiungimi sul ponte di comando.
Abbiamo poco tempo per preparare la nostra prossima mossa mentre l'AIM è sulla difensiva. Certo, certo. I convenevoli a dopo, capito. Ok, missione completata e in tutto ciò Kamala continua ad avere questi comportamenti da ragazzina, il che è normale perché comunque è effettivamente una ragazzina. Però, vedete, il fatto che comunque dopo tutto questo casino... Come siamo messi con la sicurezza? È un disastro. Stiamo lavorando sodo per ricablare la rete. D'accordo, devo andare sul ponte di comando. Per questo la camera stagna non funziona? Sì, signora. Dovrebbe riattivarsi. Dicevo, appunto, dopo tutto quello che è successo, ancora si preoccupa del fatto che non è riuscita... Diciamo che questo fallimento, per quanto piccolo, perché comunque ha fatto tante cose, ha fatto... decisamente tante cose, l'ha battuta, l'ha tirata veramente molto molto giù. È normale che la prima volta che va in battaglia da sola contro tutta l'AIM fallisca, ma mi sembra più che logico, penso che chiunque avrebbe fatto la stessa fine. Però appunto si abbatte subito, conferma il personaggio che è, ovvero una ragazza. Dobbiamo mostrare al mondo ciò che l'AIM sta facendo. E abbiamo l'occasione perfetta per farlo. L'esperienza AIM a Manhattan. Lancio mediatico dei nuovi adattoidi di Tarleton. Saranno presenti tutte le reti televisive, il luogo ideale per far riapparire alcune decine di inumani scomparsi. Ma dobbiamo fare attenzione. Piuttosto che rischiare di essere smascherata, l'AIM nasconderà la verità uccidendo i prigionieri. Ci occorre la posizione del loro laboratorio per poterlo chiudere. È un bene che tu abbia catturato la vice comandante di Tarleton. Se qualcuno può convincerla a parlare, quello è Bruce. Si è già offerto volontario. Niente male, Tony. Scendi nella stanza di osservazione. Dirò a Bruce che tocca a lui. Signorina Romanoff, il dottor Pym vorrebbe parlarle al tavolo strategico, non appena le è possibile. Ok, quindi dobbiamo andare a parlare con Hank Pym al tavolo strategico, ma lo faremo nel prossimo episodio perché per questo può anche essere tutto. Quindi ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividetelo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua... salvezza.